Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi della sindrome di Guillain-Barré. La sindrome di Guillain-Barré, GBS, è una malattia autoimmune rara del sistema nervoso periferico che colpisce i nervi al di fuori del cervello e del midollo spinale. I sintomi della GBS possono svilupparsi rapidamente e peggiorare nel giro di poche settimane. I sintomi più comuni della sindrome di Guillain-Barré includono debolezza muscolare. La debolezza muscolare progressiva è uno dei sintomi più distintivi della GBS. Di solito, inizia nelle gambe e può progredire verso l'alto, coinvolgendo anche i muscoli del tronco e delle braccia. La debolezza muscolare può variare da lieve a grave. Formicolio e intorpidimento. Molti pazienti con GBS sperimentano formicolio, intorpidimento o sensazioni anormali nelle gambe o nelle braccia. Difficoltà nei movimenti volontari. La GBS può interferire con la capacità di muoversi e controllare i muscoli in modo volontario, portando a problemi di coordinazione e difficoltà nell'eseguire azioni quotidiane come camminare, afferrare oggetti o scrivere. Dolore muscolare o articolare. Alcune persone con GBS possono sperimentare dolore muscolare o articolare, che può essere acuto o persistente. Perdita di riflessi. La GBS può causare la perdita dei riflessi muscolari, come il riflesso rotuleo, ginocchio. Problemi di equilibrio. La debolezza muscolare e la perdita di sensibilità possono influire sull'equilibrio e sulla coordinazione, portando a cadute o difficoltà a rimanere in piedi. Problemi di controllo della vescica e dell'intestino. Alcune persone con GBS possono sperimentare difficoltà a controllare la vescica e l'intestino. Problemi di respirazione. In casi gravi, la GBS può interessare i muscoli respiratori, portando a difficoltà nella respirazione e talvolta richiedendo il supporto di un ventilatore. Sintomi autonomici. La GBS può causare sintomi autonomici, come la pressione sanguigna instabile, il battito cardiaco irregolare o l'incapacità di regolare la temperatura corporea. È importante notare che i sintomi della GBS possono variare notevolmente da persona a persona e la progressione della malattia può essere diversa in ciascun caso. In alcuni casi, la GBS può progredire rapidamente in pochi giorni, mentre in altri può svilupparsi più lentamente nel corso di settimane. La sindrome di Guillain-Barré è una condizione medica grave che richiede un trattamento medico immediato. Il trattamento può comprendere l'ospedalizzazione, la terapia di supporto per la gestione dei sintomi, la terapia fisica per migliorare la forza muscolare e il recupero, e talvolta la terapia intravenosa con immunoglobuline o il plasmaferesi per modulare la risposta immunitaria. La GBS è una condizione che può avere conseguenze gravi, ma molte persone si riprendono con successo con il tempo e la terapia appropriata. La diagnosi precoce e il trattamento tempestivo sono fondamentali per migliorare le possibilità di recupero completo. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.